Vedo che state guardando la bandiera. Sì, sì. Cosa ne pensate della candidatura di Matera? Beh, sono d'accordo, sono favorevole sicuramente. Il venerdì ci sarà l'esito. Andrà tutto bene? Ma noi non lo sappiamo perché noi non siamo di qui, quindi non, sicuramente andrà bene. Quindi venerdì c'è l'esito della candidatura, sì. Andrà tutto bene? Ma noi speriamo di sì, anche perché venerdì è 17, magari riusciamo a sfatare questo tabù del... Però credo che insomma Matera se la giocherà fino in fondo e tutti i materani speriamo insomma che ce la facciamo. Il lavoro svolto fino adesso comunque ha avuto successo? Il lavoro fino adesso è stato svolto in maniera ottimale sia dall'amministrazione che dal comitato, che dalla fondazione, da tutti coloro che hanno espresso un grande sforzo per arrivare al risultato. Speriamo di arrivare al risultato, così tutti i materani potrebbero festeggiare. Sarebbe una vittoria del Sud Italia, non solo di Matera, di tutto il Mezzogiorno. Okay. Cosa pensate di questa candidatura di Matera? Beh, questo non lo sappiamo perché l'abbiamo sentito come siamo appena arrivati qui, però merita questa città, è molto carina. Anche Lecce è candidato, quindi diciamo il Sud ha fatto un grande lavoro. Anche Lecce è molto carina, sono belle due città molto caratteristiche. Oggi siete qui come gita, in vacanza? Sì, stiamo facendo una passeggiata. Allora, mi dica lei, cosa succederà venerdì 17? Beh, io mi auguro che andiamo, si va tutto a buon fine, io penso che ce la facciamo, perché Matera merita forse qualcosa in più delle altre città. Mi pare che sono rimaste tre... Sono sei. Beh, speriamo di farcela. Noi ci stiamo impegnando, pur l'amministrazione pare che si stia dando da fare. Speriamo bene. Cosa vuole che cambi? Beh, penso che sta cambiando già qualcosa. In meglio. Speriamo bene. Allora, venerdì sapremo chi vince, sì. Capitale della Cultura del 2019. Come andrà a finire? Che vinciamo noi. Perché sicuramente gli ispettori e i commissari saranno rimasti colpiti dalla bellezza della nostra città e dai progetti che abbiamo fatto per svilupparla e per portarla a capitale della cultura europea. E cosa vuole che cambi a Matera? Beh, innanzitutto la nostra cultura, perché dobbiamo capire che questa è una candidatura di tutta la città, quindi saremo noi tutti insieme a portarla verso il 2019, quindi dobbiamo imparare a accogliere i turisti, a avere una mentalità più europea se non anche mondiale, quindi a sposare una serie di progetti che sono stati messi in atto per questa candidatura.